Sono 1.792.000 euro i contanti rinvenuti e sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Le banconote nascoste da alcuni degli indagati della frode Carosello nei posti più disparati delle proprie abitazioni sono state rinvenute da Jumbo, il cash dog delle Fiamme Gialle, addestrato proprio per individuare i nascondigli delle banconote. Contestualmente, sulla base di un provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, sono stati sottoposti a sequestro preventivo un hotel e un ristorante sito in Montoro, in provincia di Avellino. Nello specifico, dallo sviluppo dell'attività investigativa è stato possibile risalire ad un negozio giuridico simulato, rogato lo scorso mese di dicembre, con cui una delle società coinvolte nello schema di frode oggetto di indagine, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, ha ceduto un resort appena realizzato del valore complessivo di 2,5 milioni di euro ad un altro soggetto economico riconducibile sempre agli stessi indagati. L'atto è stato ritenuto simulato perché il pagamento sarebbe stato corrisposto mediante l'asserita compensazione di crediti vantati dall'acquirente nei confronti della cessionaria, a fronte dell'assenza di rapporti commerciali intercorsi tra le due società, come è emerso dalla consultazione delle banche dati in uso alle Fiamme Gialle. All'attività di perquisizione ha preso parte anche il gruppo mezzi tecnici dello SCICO, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.